Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi un altro video di Natale, libri che vi consiglio da leggere a Natale, che non è Let It Snow perché mi sono scocciata un po', no, a rileggere sempre Let It Snow. Quindi ho deciso di consigliarvi 5 libri, 2 li ho già letti, gli altri 3 invece vorrei farmeli regalare a Natale e leggerli subito dopo Natale, perché è Natale tutto il mese di dicembre. Almeno a casa mia funziona così, in realtà è Natale fino al 6 gennaio. Comunque, iniziamo subito. Allora, il primo naturalmente è A Christmas Carol. L'ho letto lo scorso anno, anzi ho ascoltato l'audiolibro l'anno scorso in italiano, Canto di Natale. E quest'anno ho deciso di leggerlo in inglese. Io ho la mia edizione della Penguin, adesso non lo tiro via perché lì incastrato lo toglierò via solamente il giorno in cui lo dovrò leggere, che sarà sicuramente uno di questi. E poi il secondo libro è Lettere a Babbo Natale di Tolkien. Ho l'ebook, quindi vi metto comunque le locandine dei libri, le copertine ve le metto tutte qui. E due classiconi, naturalmente. Iniziare bene il Natale è leggere A Christmas Carol e Lettere a Babbo Natale, due storie, cioè in realtà è A Christmas Carol, è la storia di Natale, Lettere a Babbo Natale invece è più una raccolta di lettere che Tolkien aveva scritto ai figli fingendosi Babbo Natale. Ho scoperto che esiste anche l'edizione illustrata, ma io sono troppo ricca per le edizioni illustrate, quindi amen. Non me lo posso permettere, ma quella, diciamo, versione ebook, quindi ancora un risparmio, cioè ancora meno costoso. Poi vediamo i 3 libri che non ho ancora letto, ma che potrebbero interessarmi, che potrebbero interessarvi. Sono tutte nuove uscite recenti di quest'anno. Il primo è Il killer della neve di Ross Greenwood. Leggo su Google la trama perché due sono i miei difetti: non so leggere le trame di thriller e non so leggere le trame dei libri che non conosco, che non ho mai letto. Vediamo un po' cosa dice. Questo è il combacio di tutte le cose, quindi figurarsi. Allora, vediamo cosa dice la trama. Quando nevica, non tutti rimangono a casa al sicuro. Ma perché non puoi stare a casa a goderti la neve? Poi succedono queste cose, ma grazie al cazzo, scusami, vabbè. Una famiglia viene uccisa a colpi d'arma da fuoco in mezzo alla neve. Ti pare poco? No. Ma uno dei figli sopravvive, pure, cornuto e mazziato, sto poveretto. Anni dopo decide di vendicarsi segnando la nascita del killer della neve. Sì, però così me l'hai spoilerato che è lui. Magari se mi dice che uno dei figli è il killer della neve, ci sarà qualche altro tipo shock, because. Speriamo che ci sia un po'. Cioè. Poi di qua dice genere thriller suspense, come si dice? Io non lo so. Non sono una cima in inglese. Pare interessante. Il mio adorato Newton Compton, naturalmente, sia questo che gli altri due che starò per nominare. 9,40 su Amazon ho visto, quindi great job. Poi un altro, questo ovviamente può essere letto non solo a Natale, ma durante tutto l'inverno. Ve lo fate regalare a Natale e poi magari lo leggete dopo. Ecco, un altro libro proprio per Natale si chiama Il killer di Natale. Questo per forza leggerò a Natale. Di Alex Pine, non lo so. Vediamo un po' cosa dice la trama, perché anche in questo caso non l'ho mai letto ed è pure un trailer, quindi ha voglia di. 12 giorni a Natale sono già passati, cioè voglio dire, vabbè, mancano meno giorni, comunque, ok? 12 giorni a Natale, 12 omicidi da risolvere per il detective James Walker. Allora, intanto Walker mi sembra Paul Walker. E poi 12 omicidi. Ho detto tutti insieme, cioè 12 omicidi tutti insieme, credo sia una grande sfida. L'ispettore, ma non era detective, non ho capito. Fermate il gioco, interrompete. Vabbè, l'ispettore James Walker è pronto per un sereno Natale in famiglia nel tranquillo villaggio del Kirkia. Beh, invece deve risolvere 12 omicidi tutti insieme. D'accordo, costui si taglierà le vene e non lo so come farà a risolvere 12 omicidi tutti insieme.
comunque saranno sicuramente tutti collegati, ci sarà un serial killer e quindi sicuramente riuscirà a combattarli tutti. Cioè, spero, perché io tutti i thriller che ho letto finora sono andati tutti a buon fine. Devo ancora trovare quel killer che se l'è stampata. Devo ancora trovarlo. Commentate giù nei commenti e fatemi sapere. Un altro, l'ultimo libro che vi consiglio, chi è che sta facendo casino? Non mi fa registrare i video tutta oggi. Un altro è Tutto bene tranne il Natale. Carol Matthews, perché ce l'hai col Natale? Mo' leggiamo la trama, semmai la troverò, perché ho trovato tutte le informazioni possibili e immaginabili su questo libro, tranne la trama, che è la cosa importante. Vediamo se su Amazon c'è scritta, perché io devo sapere. Comunque mi sembrava interessante, perché non l'ho trovata? Non lo so. Ah, e qui ovviamente su Amazon c'è. Allora, il Natale si avvicina rapidamente e Molly Baker è piena di cose da fare, come tutti sotto le vacanze, dopo tutto. Ha deciso di organizzare una meravigliosa festa nel suo college, quindi corrono di ammazzate pure lei, con tanto di presepe vivente per mettere in mostra gli animali. Se è una cosa benefica, ben venga. Se tutto filasse liscio, Molly potrebbe assicurarsi i fondi necessari in vista del nuovo anno. Ma per cosa i fondi? Esattamente per vivere? Non lo so. Ma le cose, si sa, non vanno mai come previsto. Ovviamente. E tra pecore poco socievoli, alpaca impacciati, un Babbo Natale sgangherato da rimettere in sesto, Molly comincia a sentirsi sopraffatta. Se le cose vanno sempre di merda, sta poverina. Che fine hanno fatto l'entusiasmo e lo spirito natalizio? Tesoro, dai, un po' di vitalità. Nonostante il caos che regna nella locanda, Molly è decisa a non arrendersi. Dopo il grande evento potrà godersi le meritate vacanze insieme al fidanzato Shelby e al suo figlio Lucas, perché un felice Natale in famiglia è proprio ciò di cui tutti hanno bisogno. Shelby però sembra avere altri piani. Tra equivoci, sorprese, piccoli incidenti e animali dispettosi, per Molly si prospettano delle feste davvero indimenticabili. Sarà sufficiente tutta la sua determinazione o è meglio cominciare a sperare in un vero miracolo natalizio? Sembra interessante, carino, leggero, insomma, da leggere un po' così. Anche questo 9,40, New York Company Editori, sarà un po' un libro, appunto, che va preso un po' così, penso, cioè dalla trama, anche dalla copertina, cioè, mi fa ispirazione. Comunque anche questo libro mi dà un po' di ispirazione, diciamo, leggera, un po' tra le sfighe e un'altra, sicuramente andrà tutto a buon fine, un po' per passare il tempo sotto Natale. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se avete letto uno di questi libri e recensiteli magari se volete giù nei commenti, magari un po' così brevemente ne parliamo e se avete altri libri da consigliare per Natale, sono tutti ben accetti. Li metterò tutti in wishlist e poi magari deciderò più avanti, valuterò quali prendere magari per il prossimo anno. E iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!